Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, dove spesso qui Padre Pio veniva a passeggiare con i suoi confratelli, con i suoi figli spirituali. A questo indirizzo che vedete in sovraimpressione, in tanti ci scrivono la loro storia, come Padre Pio è entrato nella loro vita, come Padre Pio, ecco, ha fatto sentire anche la sua presenza. Ebbene, oggi vogliamo raccontarvi della rinascita un po', ecco, usiamo questa espressione, di Claudio. Claudio, cresciuto a Messina, oggi 46enne, vuole condividere con noi la sua storia, segnata dalla fede, da questo suo continuo aggrapparsi a Dio. È il secondo di tre figli, vive un'infanzia difficile in una famiglia in costante conflitto. Mio papà picchiava mia madre, lei parlava e piangeva continuamente con me, racconta Claudio. Questo ambiente turbolento lo segna profondamente, tanto che lui stesso afferma: sopravvivevo in famiglia sin da piccolo, invece di vivere l'infanzia, la gioventù, la vita. Nonostante tutto, la mamma di Claudio è profondamente devota, gli trasmette la fede in Dio. La casa è piena di simboli religiosi, inclusa una piccola immagine di Padre Pio, con una preghiera che rimane inosservata per molti anni, racconta Claudio. Claudio, pur apprezzando l'educazione ricevuta, costretto a cercare così rifugio lontano dalle mura domestiche, trascorrendo il tempo per strada per evitare, lui racconta, la guerra familiare. A 27 anni vive un crollo devastante, psicofisico. Una sera si sente male al punto da chiamare un'ambulanza. Mi portano in ospedale, ma dopo qualche ora mi rilasciano perché non trovano nulla, racconta. Il suo calvario inizia. Dolori lancinanti, una sensazione di bruciore interno, freddo esterno, paura costante di morire. Nonostante numerosi esami e visite mediche, nessuno trova una spiegazione. E così un medico del pronto soccorso, racconta Claudio, stanco di vederlo, gli dice: hai solo l'ansia che ti procura tutto quello che senti. Sei ansioso, stai tranquillo. Claudio, ignaro di cosa sia l'ansia, cerca informazioni anche su internet, inizia a capire, ma il dolore persiste. Mi chiudo in casa con i miei dolori, le mie lacrime, 24 ore su 24, ormai rassegnato ad una vita solo piena di sofferenza. Un pomeriggio disperato si sforza di dormire per alleviare il dolore, notando così un piccolo quadro di Padre Pio. Lo prende in mano, legge per la prima volta quella preghiera che è incisa: prega, spera, non agitarti. Dio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera. E lui dice che all'improvviso si sente meglio, anche quasi vede questa preghiera come un vero e proprio conforto. I dolori si alleviano, ripete la preghiera in continuazione per tutta la sua giornata, trovando sollievo. Da quel giorno, lui dice, quella preghiera diventa la mia cura, afferma Claudio. La sua fede diventa sempre più forte, l'intercessione di Padre Pio che lo sostiene attraverso altri 2 anni di calvario, finché, lui racconta, non guarisco del tutto. Oggi Claudio ringrazia e prega ogni giorno in chiesa e si affida all'intercessione di Padre Pio ogni giorno, chiedendo così il suo aiuto per chi soffre veramente. E lui racconta: a me ha dato tutto nel mio momento più brutto della vita, conclude la sua mail, riconoscente per questo miracolo ricevuto e soprattutto per la grande fede che ha riacquistato e lo ha fatto rinascere.